Prima giornata di ritorno della Final Four dei tornei Super Six. Di fronte si schierano i Gold Scampia in azzurro, privi di capitano Aversano, mi sembra di capire, e i blu del Real Napoli di capitan Lucente, che ha super bene esordito la settimana scorsa contro gli Sky Jumpers dopo aver vinto per con le mani. No, con le mani, che è uguale. Già fai l'arbitro, le fa tu. Ah, chi l'ha uguale, guarda. Non lo so, uguale. Dicevo che il Real Napoli ha ben disputato il proprio esordio contro... In questo momento ha ben disputato il proprio esordio contro gli Sky Jumpers. Stiamo qui, fermo, ecco qua. Sto bene. Tutto a posto. Arbitro, Montella. A posto, amico mio. Cambio. Con la vittoria di 5-4 contro gli Sky Jumpers, mentre Gold Scampia, dopo aver perso l'esordio proprio contro gli Sky Jumpers, proprio alla prima giornata, hanno condotto. Oh, attenzione, 3 vittorie consecutive. Ora non ho sotto controllo i risultati, non li ricordo bene. E le relative partite vinte a tavolino, però sostanzialmente la squadra di Lucente è prima classificata per effetto appunto dell'esordio vincente e delle vittorie a tavolino, mentre Gold Scampia sono credo immediatamente dopo, ma fatto sta che in una competizione a 4 squadre è relativa alla posizione in classifica. Amato prova a girare centralmente per Conte, che aveva tagliato, poi è buono il contrasto con Nello De Vivo proprio di Amato, che insomma ha un po' di difficoltà dopo essergli arrivato un Umberto Amato addosso. E il numero 14 ha battuto proprio il fallo laterale, Maraucci, che appunto insieme a De Vivo, Lucente, Lamiano e Ponzo tra i pali completa il quintetto difensivo, mentre la squadra dei Gold Scampia si schiera con Franco, Conte tra i pali, poi Conte M e Conte S in avanti, Avagnano e Amato a completare il quintetto titolare. In panchina c'è una panchina folta tra Montella e Aversano, purtroppo si portano anche a Maese, che non possono fare a meno di... Non porta Maese, che continua a venire sul campo con una maglia di un altro torneo. E va. Mentre per... Bene, Amato! Mentre per il Real Napoli c'è il numero 7, che non mi ricordo il cognome, il numero 7. Gargiul, che sei nuovo, se non sei venuto. Sono 4 secondi, lo so, però De Vivo. Scarica centralmente per Lucente, bene il numero 24, poi viene chiuso da Vagnano che riparte palla al piede, bene Mattia Conte, poi Avagnano non aggancia lo stop, c'è quindi il fallo laterale per la squadra dei blu. De Vivo sale a sinistra, Lamiano, De Vivo beneficia di un rimpallo, poi viene fermato correttamente, dice l'arbitro, da Amato, che perde però palla, quindi occhio a Maraucci che scivola, poi Amato per un attimo, De Vivo il pallonetto morbido, bene lo stop di Maraucci che si accentra, il destro a giro, bel gol del numero 10 del Real Napoli, che cambia, non c'è bisogno, sto io. Conte, Avagnano, di nuovo Conte, quindi Salvatore Conte, Gold Scampia non al completo di più, al completissimo, perché stasera sono in 8.
Mentre il Real Napoli, fatta eccezione per il portiere, che non ricordo il cognome, sono pressoché gli scorsi, sono gli stessi della settimana scorsa. Intanto c'è Maraucci tra i pali e Ponzo è andato avanti, Lucente è andato a fare il pivot in avanti, che ora ha reso. Chiedo scusa. Lamiano, male gol di Scampia. Bravo Amato. Passaggio a Conte. De Vivo. Lucente, buono il pallonetto per Lamiano, lo stop di destro, si ferma, poi si gira, il destro, 2-0. Esce quindi tra i pali Maraucci e ci va il numero 8 Lamiano, mentre i gol di Scampia insomma sono ancora un po' frastornati. Il solo Avagnano ci prova dalla distanza, dopo 6 minuti il punteggio è a loro sfavore per 2-0, ci sono ancora i cambi, ci sono ben 3 uomini per la panchina di Capitan Aversano. De Vivo, male il passaggio, poi Mattia Conte, perde palla la squadra in blu che commette fallo, calcio di punizione di seconda, dice l'arbitro, per credo una chiara ostruzione, infatti De Vivo non so il motivo per il quale si lamenta. 7. Ma sai che casino, tre entrano e tre escono, voglio. Avagnano, bravo Lamiano, e poi Conte la spara al lato, fanne due al massimo, ma tre è un casino. Recupera bene Conte qui su De Vivo, però non lo molla, ancora Conte, scivola per l'altro Conte, bravo Lamiano, e poi De Vivo la spara alta in fallo laterale. Avagnano, dribbling e tiro, deviazione di De Vivo, calcio d'angolo. Conte alla battuta, il passaggio a cercare Avagnano, evita Lucente, prova ad evitare anche Maraucci, ancora Avagnano, combatte Conte, passaggio ad Avagnano, lo stop di sinistro, poi Conte, pallone al centro, respinge Lucente, il tiro del numero 10, poi Amato, avanza palla al piede, ruba palla l'altro Conte, il tiro dalla distanza, Lamiano, deviazione, calcio d'angolo. Come non è nella stessa squadra? Ma che dice? Lucente, bravo De Vivo, evita Amato che forse è un po' stanco, il tacco di Maraucci che in contropiede fa 3-0. È da registrare la difesa dei gol di Scampia, che si sono fatti beccare in un contropiede fatto a regola d'arte, e dopo 9 minuti il punteggio di 3-0 per il Real Napoli contro i gol di Scampia. Entra quindi Gargiulo, Guaglio, ma fino a mo la giocate, lo andavate a gonfiare nel frattempo, e me lo vuoi dire, lo vado a gonfiare. Emanuele, vai tu che sei il capitano, non farò andare lì. Ma sa dove andare? Pallone per il torneo mio, diglielo. Torneo mio. De Vivo. Passaggio per Maraucci, poi recupera Avagnano. Pallonetto per Conte. Maraucci da dietro,
forse commette fallo, l'arbitro credo concede il vantaggio. Bella questa azione al volo, ma il pallone finisce però tra le braccia di Lucente, che trova De Vivo, che a sua volta però non trova il pallone, e c'è quindi il fallo laterale per i gol di Scampia, battuto pigramente da Amato, da Amato a Conte, da Conte ad Avagnano, da Avagnano a Conte, il sinistro però finisce al lato. Applausi per i gol di Scampia, applausi anche sull'altro campo che ci interessa poco. Fallo laterale, battuto Lucente, scarica centralmente ancora per De Vivo, che forse questa è la prima volta che De Vivo agisce praticamente come regista difensivo, che nelle scorse esperienze tra lo Stankes, l'Hollipop e per un breve periodo Arenaccia, sempre comunque giocato avanti, invece in questa squadra De Vivo sto facendo praticamente il regista. D'altronde con Lucente e Maraucci non è che può fare diversamente. Maraucci, il destro, male Franco Conte, e Maraucci dopo 11 minuti fa tripletta e porta la sua squadra sul 4-0. Oh, c'è il macchino di scarci. 11. Oh, non mi dà mai capire. Altissimo il tiro di Conte, c'è la rimessa dal fondo, proprio De Vivo ora andrà alla battuta. Lamiano evita il numero 10 Conte, poi proprio Conte ritorna su Lucente, c'è il fallo laterale per i gol di Scampi, per chiedo scusa, il Real Napoli. Gargiulo, lo stop di sinistro, appoggia a De Vivo ben fuori dalla sua area di rigore, poi bravo Conte che smanaccia questo pallonetto di De Vivo, che ora si appresta alla rimessa dal fondo dopo un giusto tentativo di Avagnano, che dalla distanza ha provato a sorprendere De Vivo, appunto ben lontano dai pali. Quindi Lamiano, c'è un tempo fresco però è anche un po' umido dopo bell'acquazione che ha fatto. Ragazzi, però fatemi un poco più sotto qua, perché sennò non riesco a camminare. Calcio di punizione, dice l'arbitro. Maraucci sul pallone. Maraucci destro, andava in porta e Avagnano la devia. Ragazzi, vi dovete più sotto, scusate voi. Di testa Maraucci stavolta non la trova. Conte, Avagnano evita Gargiulo, però perde palla. Stasera neanche Avagnano è in forma, è bravo Amato ed è anche attento a recuperare questo pallone. Non riesce il triangolo in qualche modo. Lucente, c'è un fischio dell'arbitro. Gamba tesa, dice l'arbitro, quindi un altro fallo di seconda. Ci sono i cambi tra le file dei gol di Scampia, escono Amato e Salvatore Conte ed entrano Capitana Versano e Montella. Allora, sul calcio di punizione di seconda, che l'ha detto tre volte, hai tirato in porta, non c'è stata deviazione e rimessa dal fondo per la squadra avversaria. No, è rimessa dal fondo vostro. Calcio di punizione di seconda, se non c'è deviazione si parte con la rimessa dal fondo. De Vivo. E Montella accorcia il risultato. Allora, non è gol perché... No. Franco, calcio di punizione di seconda. Non è gol. Ok, non l'ha detto. L'ha detto tre volte. No, credimi tu a me, l'ha detto tre volte. Non lo so. Però ce ne sta uno sgonfio, non lo so dove. De Vivo recupera Avestano, forse questo. Maese destro, un altro gol, credo 4-2.
C'è anche un cambio cromatico per il gol di Scampia, perché dall'azzurro Napoli si è passato al rosso Monza, giallo rosso Roma. Lucente, bravo Manuel, tieni da tu, va. De Vivo recupera Versano, molto bene De Vivo, bravo Avagnano che con una Veronica sfugge anche alla rimessa laterale. 1-2 riuscito con Maese, c'è Montella, Avagnano due volte, Maraucci e poi Lucente, quindi De Vivo, partita che si anima, respinge Maese, quindi Montella. Aspetta, metti palla fuori. Lo scuro. È loro. Lucente, sinistro, alto, senza deviazioni, rimessa dal fondo. Battuta veloce, forse troppo, da Conte. Quindi Aversano, buono all'esterno, respinge Maraucci, calcio d'angolo. Aversano, sinistro, ancora calcio d'angolo, De Vivo stavolta, alla deviazione. Montella. Bene Montella, viene fermato all'ultimo poi da terra, smanaccia Maraucci, c'è stato però un contatto, c'è stato anche un fischio dell'arbitro, credo un tocco di mani, probabilmente da parte di qualcuno dei gol di Scampia, credo sia un colpo di mani, non ho ben visto, però intanto Montella rimane a terra. Allora esce Lamiano ed entra Ponzo, siamo al 16° di gioco, il punteggio è di 4-2, De Vivo e Maraucci si scambiano il pallone, pressing lento di Montella, lancio lungo, Avagnano di testa e Lamiano, Gargiulo, impreciso e frettoloso, tocca male il pallone col sinistro. Bene, bene Aversano, quindi Maese, contrasto con De Vivo che credo tocchi per ultimo, fallo laterale per i gol di Scampia. Maese, Montella, 4-3, marcatura non proprio eccellente di Ponzo. 1-0 per i blu scuri. 4-3. 4-3. No, va a scalare, va a scalare. No, 1-0 non è il risultato, 1-0 è la differenza reti, no? Ce lo spiega tu che li recapiti. No, so. Lucente. De Vivo. C'è Gargiulo vicino a lui, De Vivo prova l'azione personale, contrastato da Aversano che commette fallo, Aversano da buon capitano e da gran signore chiede scusa al numero 14 che ora va ad apprestarsi alla battuta di questo calcio di punizione. Grazie Gargiulo, se no vai malamente a ripresa. De Vivo sulla schiena di Maese, quindi Gargiulo, De Vivo, Ponzo, lancio lungo in avanti, Maraucci non stoppa, fallo laterale, Conte alla battuta, quindi Montella, Avagnano, Maese, attenzione a Maraucci che recupera palla, prova il destro, preciso, e Conte risponde presente, benissimo Avagnano, due volte, prima sullo stop, poi sul dribbling, anche tre, sul terzo dribbling per De Vivo, bravissimo Avagnano che si è acceso
e guadagna un calcio d'angolo, Aversano alla battuta. Ci va proprio Magnano che forse non si aspettava il pallone proprio sul sinistro, infatti lo tocca male. E ricominciano quindi i blu, ma perdono subito palla. Montella e Maese fanno proprio la sfera. Avanza Maese, evita Lucente che però commette fallo. Lucente va a chiedere scusa. Calcio di punizione per i gol Scampia. Siamo, credo, al 19. Arbitro! Avagnano, destro dalla distanza. Deve accedere calcio. Arbitro! Minuto! Minuto! 21! Manu! Maese, stiamo aspettando tutti lui che ci aggiusta i lacci delle scarpe. C'è il fischio dell'arbitro. Aversano, Montella il palleggio, prova a rimetterla al centro, impreciso Montella. Calcio di fallo laterale. Gargiulo. Quindi Maraucci, uno contro uno con Avagnano. Lucente e Avagnano si scontrano. Montella, Aversano, impreciso, Avagnano col destro, bene Ponzo. Aversano, il tacco, Montella male, occhio al contropiede, c'è Maraucci sulla destra, occhio a Lucente, libero, il tocco di Fino contro Conte che però non si lascia ipnotizzare e c'è quindi il calcio d'angolo battuto veramente male dalla squadra di Lucente e quindi recupera la squadra di Aversano che ora riceve palla, passa ad Avagnano che colpisce il palo e poi Maraucci la spedisce alta. E forse sul tiro probabilmente. Aversano, quindi Montella, destro dalla distanza al lato, senza che Ponzo si impensierisca. De Vivo. Avagnano, quindi Montella, Avagnano, destro dalla distanza, distante anche dalla porta di Ponzo. De Vivo, ancora De Vivo alla battuta di questo fallo laterale. Il lancio lungo, bene Maraucci, buono lo stop, prova ad evitare Maese, recupera però Avagnano, male Avagnano, Lucente col sinistro al lato, il portiere Conte, Avagnano, Montella, Aversano, bella la parata di Ponzo e quindi Lucente con tocco di mano, dice che il tocco è involontario, quindi i gol Scampia mantengono il possesso palla anche in questo caso con il fallo laterale. Maraucci, Maese, cioè il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per i gol Scampia. Aversano, Maese, pallone troppo lungo, però ci arriva Maese, no, dice no, il pallone è uscito in fallo laterale, Maese se ne rammarica. Bravo Maese e poi Lucente la spara lontano, duplice fischio dell'arbitro, intervallo tra due squadre che insomma stanno combattendo, il risultato è fino ad ora giusto perché nel momento i gol Scampia sono entrati in campo grazie al triplice cambio, mentre il Real Napoli insomma ha fatto tanto nella prima frazione, nel primo quarto d'ora, dopodiché hanno pensato a difendersi. Ci fermiamo e riprendiamo tra poco. Ci siete? Portieri posso?
Ricomincia la partita, comincia il secondo tempo tra Gold Scampia e Real Napoli. Il punteggio vede il Real Napoli in vantaggio per 5 gol a 4. Oh no, chiedo solo, per 4 gol a 3. Avagnano prova subito un filtrante in avanti, però sorprende Aversano con questo lancio forte e difficile da stoppare. Quindi De Vivo, il tiro di De Vivo, pallone che finisce al lato. Montella, il destro, gol! Pareggio! Montella. Senti, qui è iniziato il secondo tempo. Ma tu, ah, cazzo, non puoi passare. Che mo' incomincia il secondo tempo, cioè Putis fa. Vabbè, mo' prova a fare una telefonata a Domenica. Ciao. Come? No, ma no, 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 cioè non era previsto, perché io mo' ho visto che ore. Dai, dai, ha segnato Gold Scampia. Ciao. Gold Scampia, stavano vincendo 4-0 Real Napoli, Gold Scampia stava facendo 6-5. Bello, bello recupero. Ciao Mauro, ci vediamo dopo. Ok, ciao. Scusa che devo fare delle telefonate, ragazzi, però la ripresa è sempre funzionale. Aversano avanza, pallone deviato da Gargiulo, fallo laterale. Bravo Lucente, che serve poi De Vivo, avanza a destra, scivola e Maraucci, doppio palo, dice che non è entrata. Aversano, serie di finte, destro, palo e poi fuori, partita che si anima giustamente. Maraucci. Ehi, che prezzo, Cadenim! Vai giù! 3-1! Ehi! Dani, ma sei già con Domenico? Massaggiatore! Ma ti ha chiamato? Vabbè. Chi l'è con Happy Ending? Ma che gli ho messi? Chi l'ha messi su Facebook? Ma ese male lo stop, recupera Aversano, serie di finte, Montella largo a destra, Montella perde palla, Gargiulo lancia in avanti, c'è Avagnano, sinistro Murato, Domè, senti, il secondo tempo è iniziato da poco, ma tu potresti passare da Dario. Ah, mo l'hai pigliata, Dani, non mo l'ha gigammata, Dani.
Ah, è mo la chiamata bene. Vabbè. Perché primo e secondo taglio. No, vabbè, si già ha già capito però. No, vabbè, ma quella è una questione di quella è una questione di cattiva organizzazione. Sì, lo so, però vabbè. Vabbè, no, io l'ho detto solamente perché no, ma pure perché mo è incominciato il secondo tempo, quindi vabbè. Ci vediamo tra poco, ciao. No, va, Senti, ma Daniel si sta portando a Giulia per caso? Cioè, tenete una coppia, non in da macchina, state solo voi due, perché magari se si porta a qualcuno. Giulia. Ah, perfetto, allora Giulia si mette a full filmati, così gioco io a posto. Ma non c'è fallo quando abbassi la testa, però. Ciao. Quando abbassi la testa, è nostra, però. Ma ragazzi, è nostra. Ma è caso tu, ci fa su fallo. No, io non piace. Vai, lui si fece ingrippare, qua. Marcate! Bravo Montella, recuperano i gold, chiedo scusa, Real Napoli, bravo Avagnano su Maraucci. Quindi Maese, ancora deviazione, Maraucci si avvicina a Lamiano, Ponzo non indirizza bene, e quindi Conte, serve Aversano, vede Maese, Aversano in progressione, il passaggio per Maese, un altro tacco, recupera però Lamiano. Quindi Maraucci, squadra è spaccata in due come se fosse un finale di secondo tempo. Bene, Lamiano due volte su Maese, ancora Lamiano, Maraucci, quindi Avagnano recupera palla, si arrabbia Maraucci forse per un contrasto e quindi Ponzo, deviazione, fondo dice l'arbitro. Oh mamma mia, vatti a piare le chiavi per la squadra mia. Ale, ti calma. Adesso calmati. De Vivo, Lamiano, recupera Ponzo. Oh, oh. Aiuto, state un po' agitati tutti e due. Tutti e due. Noi l'abbiamo detto. Fallo trattenuta di Montella, calcio di punizione. Ma tu perché al posto di polemizzare ti stai un poco calmo? Stai un poco calmino. Chiaro fallo, non ti, guarda, non ti lamentare, l'hai trattenuto e è caduto a terra. Tre in barriera per Conte, Maraucci alla battuta, il destro pallonetto di spalla, dice chiaramente un tocco di spalla senza nessun tipo di deviazione. No, stai calmo pure tu. Stai calmo. Montella, il tocco, Vittò, non sono un po' tutti calmini, No, va buonino, no, non c'è secchi niente, no, sono un po' calmini tutti quanti. Qua c'è chi lavora per far divertire voi, quindi portate rispetto, ma portate rispetto, non c'entra niente, portate rispetto, no, assolutamente. Grazie, perché sennò state sempre annanzate le gambe. Però già riprenderà la partita, non per altro. Male Maese, si arrabbia Versano. Maio, marcate, non perdete di d'occhio. Bravo Montella, recupera palla su Lamiano, quindi Aversano, destro da lontano, De Vivo, allontano. Devi prendere le chiavi là, al bar. Montella recupera, destro morbido a cercare, Avagnano a vuoto, De Vivo, Avagnano poi prova a rimetterla al centro, recupera quindi Montella.
molto bene qui su Ponzo, quindi Aversano il tacco per Pumper. Ale, corri dietro! Chiedo su a Montella che è stremato, lascia andarsi a terra e poi a porta vuota Ponzo fa il gol del pari sull'uscita di Conte, ma non poteva fare altrimenti. Io porto 10. 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 2. Arbitro. 5 e 5. 5 e 5. 5 e 5. Ma stiamo quanti gol sta? Ore. Ah, ma stiamo a famo. Poi siamo 6 e 4. Come faccio a passare? Siamo 5. Siamo 7 e 4. 10 di più. Ma facci. Lo conto io. Ma è manuale, lo porti tu. Arbitro, a 15 hanno, Però, Michele, siamo lì con la coppa. Sì, ma la coppa me la giuro, si prendi con la coppa. No, vabbè, ma è uno non può avere i covid, si sta all'arbitro. 6 a 5. Ah, non me l'hai comandato, c'ero! Guaiù, andate a camminare, vi prego. Oh, andiamo a fuori dalla parte nostra, andiamo a fuori dalla parte nostra. Lei si ci fa piccolo. No, Mani, dice l'arbitro. Lamiano, Gargiulo. Avagnano. Male Conte, fallo laterale per i blu, Lamiano, De Vivo, evita Montella, fallo a valanga, Conte su De Vivo, fallo laterale per i gol di Scampia. Bravo, brava la difesa degli azzurri, cioè, fallo. Chiaro, qui su Maraucci Conte chiede scusa. Calcio di punizione per la squadra in blu. Secondo fallo cumulativo per i gol di Scampia. 0 falli cumulativi per il gol. Per favore, mi giri il numero di Carmine. Esterno della rete. Montella si allarga e Lamiano devia in calcio d'angolo. Labba, dove sta il bar? Maraucci per il contropiede, bravo Conte. E c'è la rimessa dal fondo. Cambio per i blu scuri, aspettate, c'è un cambio. Cambi per entrambe le squadre, esce Montella, entra Amato. Mentre è uscito De Vivo ed è rientrato Lucente. Amato. Avanza Amato, una serie di deviazioni portano il pallone da Lamiano. Quindi Lucente. Conte. Bellissimo gol di Conte. Sicuramente il gol più bello del torneo fino adesso. Triplo pallonetto. Gol di destro al volo dalla rimessa laterale. 2-0. Molto bene Conte, molto molto bene. Lamiano. No, ma chi sta a fare? No, io sono asciutto. Vai già, asciuttato. Vai, vai, vai. Tanto c'è confusione, va Lamiano in porta. Esce, tra i pali c'è Maraucci. Lamiano. Non è il pallone.
faccio Salvatore Conte, Mattia Conte, quindi Lucente. Fallo di Amato. Chiede scusa Amato, giustamente, il tempo di arrivarci. Io sto a 16. Gargiulo, attenzione a Conte, c'è stata credo una deviazione di Maraucci. Saciro, l'hai visto? Saciro, l'hai visto là? Sì, l'hai visto, ha scappato la vetta. Sono solo io, Michele, via mi chiamo. La ragazza, almeno, sta male. Ma non stai, tu stai in piedi. Ma non le ho papà. Ma tu uscino a coi dodo. Fatti, te ne ha due, Alessandro. A Borzo, l'hai visto? Urtiere non ci sta. Ah, quindi c'è lo stesso Urtiere. Giocate, giocate! Faccio leggere una cosa, faccio leggere giù a te che sei tu. Amato il destro dalla distanza. Questo alla fine di quello che è stato scritto su WhatsApp. Conte avanza. Fallo di Ponzo. Anche diciamo, abbastanza evidente. Calcio di punizione per la squadra del Gold Scampia. Distanza, oh! Perché che è una cosa personale, non so se niente. Un pallone e un contesto che è proprio totalmente personale. Molto bene Gargiulo qui su questo destro di Avagnano. E meno male che ti portato a Giulio che fu video. Fu video. Già giù a porto. Come fa a fuire? Che non so quando è andato a fare? Ma c'è che la roba? La parla tu però? Ah, sono buchi. Ecco. Ah, buca lo vedi un po' fate sempre spinto. Da posto, no? Da posto, frano. Come va? Ma che buco? Ma non hai capito che ci sta con un piede fuori dalla scuola? No, ma io già sono un po'. Ah, buono. Cioè, io sono un punto per farlo piacere. Avagnano il destro fuori, Maraucci, Gargiulo. No, tu il campo lo paghi e io pago a Giulia. Diverso. Male, Conte, male, anche Lucente. Poi fammi essere, giochiamo capitano adesso. Ma non è big. Bravo Gargiulo, di testa Lamiano non ci arriva. Oh, ma quando c'è? Un poco. Stavano in giambiera statica, stavano in giustato, si vede. Ecco. No. Cosa subito torna a Napoli di nuovo. No, sei già stavi là. No, io ti avevo chiamato già da 5-10 minuti, stavi occupato. Quanto stanno? Gli azzurri. O Napoli. Parlo di uno di due gol, non mi ricordo bene. Ango!
Sì. No, ma fanno, cioè, quei su, su compatto. Oh, l'ultimo, scusa, mi ha chiamato Baffone, stava bellissimo. Attenzione, Avagnano contro Maraucci. Avagnano, facile il gol del non so a quanto. 3-0. Chiama Pietro Merletti. Chiamo Pietro Merletti cellulare. Marletti. Sarà 10 del secondo tempo. No, a 20, no, tra poco inizio. A 20. Guaglio, ero stai, eh? Ah, perfetto, ok, ci vediamo tra poco. Mi ricordo, gol di Scandia, sul fallo, si mette in libero, eh? Già stiamo a 3. Ci fa più sigla, io non vedo cosa fa. Guaglio, ero stai, eh? Blu scuro, blu scuro. E vieni a parcheggio, e vieni a che è un poco tardi. Non è tua. Sta capando. Guaglio, ma che marozzo. Oh, dai, oh. Umberto. Diagonale. Tu, io. Allora, dai, chiama. Bravo. Tu, vieni qua. Sul fondo il tiro di De Vivo. Stavo stai facendo quello. Bravo Lamiano. Ma ci ricordo solo a me. Là. Ehi, sei girato qua a fermo. Io la stavo girando. Chi dovevo provare? Sul fondo il tentativo di Avagnano. Mancano 3. Io porto 3, non so l'arbitro. Vai, 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 chi sta? Ma ti stavo qua! Ciao, ci sto sentendo. Conte, troppi passaggi. Non si fanno troppi passaggi davanti al portiere. Lamiano, il lancio lungo in avanti. E poi Conte allontana, c'era anche un rischio di tocco di mani da parte di Conte che la stava toccando di mani fuori dall'area di rigore. Bravo Lamiano. Bravo Avagnano. Conte, l'altro Conte, esterno della rete. Stretto, stretto, umbe. Ma va con il cannamulato. Non è mio. Maraucci, passaggio che finisce tra i piedi della squadra in azzurro, quindi Conte di nuovo. Avagnano, male Avagnano. Giulia, Giulia Maraucci, lancio lungo col tacco a vuoto. Conte, c'è il calcio d'angolo per i blu. Si fa vedere Maraucci, ma è molto bravo Mattia Conte. Triplice fischio dell'arbitro, incredibile vittoria dei gol di Scampia. Una battuta al volo, siete entrati in campo nel secondo tempo praticamente. Sì. Hanno fatto, diciamo, non male. Bravi la squadra degli azzurri. Andiamo a parlare anche con Vittorio Lucente. Una vittoria e una sconfitta. Capitato, ma che succede? Cioè, al primo tempo avete giocato portiere da soli, poi portiere non c'era. Ci siamo arrangiato, mica. Bella funzione! Ci vediamo settimana prossima. Alla prossima. Bella.